Quello che hai segnato, io dico la mia. Va bene. Cari amici, proprio oggi noi abbiamo partecipato a un importantissimo convegno organizzato dal Censis, che è uno dei pochi enti pubblici di pensiero che sono rimasti in Italia. No, e lo volevano anche sì. Distruggere. No, Censis no, il CNEL. A seguito del... Il Censis no. Sì, però a seguito della distruzione del CNEL, il CNEL, volevano poi gradualmente completare l'opera eliminando anche il CNEL. Allora, siccome nel Censis... Il Censis e l'Istat sono strutture che organizzano dati fra di loro coerenti e ne deducono delle conseguenze logiche, delle da fatti concreti. Ma ti immagini che una... Volevano creare lo sbando più totale, già era lo sbando d'Italia e lo Stato, e questi volevano ancora di più accentuare la disgregazione degli apparati dello Stato. Esatto. Allora, i Censis, assieme al CNEL, dovevano essere e devono essere organizzazioni di teste pensanti che pensano onestamente all'interesse popolare. Ma ti immagini che queste cose non avrebbero dato fastidio all'idiota per eccellenza, che era Matteo Renzi? Ma dopo l'idiota Matteo Renzi non abbiamo Martina che è idiota e cretino? Martina, tu sei idiota, cretino e rincoglionito. Non a caso ti hanno nominato al posto di Renzi per far vedere quant'era intelligente Renzi rispetto a te. Carino. Vabbè, carino, prosegui. Bene. Allora, questa è un'analisi che dal nome già si evince la finalità del ragionamento. E questa conferenza aveva titolo La crisi dell'establishment, no? Esattamente. Perché? Perché in tutti gli stati moderni, cos'è l'establishment? In tutti gli stati moderni, come aveva anticipato Giorgio, esiste un comitato di coordinamento politico, tecnico-politico operativo, nel senso che per dare inizio a delle avventure, chiamiamole così, realizzazione di opere pubbliche o di servizi pubblici per i cittadini, occorre avere l'esatta dimensione delle necessità dei cittadini, delle urgenze, delle priorità e così via, e queste le ottiene attraverso questi istituti che abbiamo detto noi adesso. O qualora qualcuno se volesse curare la prostata, qui c'è una pubblicità, eh? Vai! L'hai fatto apposta a interrompere, quindi c'è bisogno di qualcuno che ti dice dove duole il dente per togliere il dente, perché se non sai quale dente ti fa male, beh, rischi di togliere qualche dente che è sano. Quindi il problema di ma tutti... sono i dentisti massoni i dentisti massoni che curano gratuitamente i dentisti massoni. Ma pensa che grande opera di carattere sociale, i massoni, i dentisti, sarà uno, due, tre in tutto il mondo, che curano gratis i poveracci, i quali oltretutto, essendo poveracci, i denti non gli servono, capito, per mangiare, non hanno fame, devono farci passare la fame preventivamente. E chiamali stupidi i massoni. E allora, tornando a noi, quindi queste istituzioni che servono per il controllo demografico, no, con tutti gli annessi e connessi che girano attorno a questo termine, determinano poi, attraverso la loro individuazione delle varie tensioni prioritarie, cosa necessita di risposta lo Stato e i cittadini rispetto alle emergenze o alle aspettative di vita, alle miglioramenti di vita media dei cittadini, delle opere, delle realizzazioni, dei servizi, delle strutture che occorre organizzare, realizzare e così via. E quindi sono una dimensione effettiva, reale del pensiero politico. Cioè il pensiero politico dà delle priorità teoriche, filosofiche, e poi il pensiero delle urgenze, delle necessità e di tutte le incombenze che ci sono a carico dello Stato ti dà la dimensione
interlacciando queste due identità, diciamo, su due piani diversi, sulla creazione delle opere pubbliche, dei servizi, eccetera. Quindi ti dà una immediata disponibilità di idee, di risorse, di motivazioni per creare di analisi, di esame, di analisi preventiva e tutto il resto, ma che viene fatta a priori a prescindere dalla volontà politica. Esattamente. Cioè il politico, nel momento in cui si rende conto che c'è una problematica politica, va da queste istituzioni e queste istituzioni dicono: guarda, sì, è vero quello che dici te, oppure non è vero un cazzo, ci sono altre priorità. E allora oggi siamo andati lì e abbiamo avuto la possibilità, nella sede del Censis, e abbiamo avuto la possibilità di ascoltare e poi anche di leggere quello, diciamo, che era il tema principale, il filo rosso, diciamo così, filo conduttore che portava a certe analisi, a certe dinamiche e a certe risultanze. E quindi che cosa dicono questi signori che fanno parte del regime, fanno parte del sistema? Ma il sistema nelle parti più... Attenzione, non regime, questo è establishment, ma anche, non è regime. Anche del regime, perché per stare lì dentro devono in qualche modo convivere col regime. E allora, pure se in seconda battuta o terza battuta, come vedete, hanno comunque delle interrelazioni col regime. E questo, diciamo, queste, diciamo, parti più edotte, più evolute e più colte e diciamo, anche della struttura interna dello Stato, che cosa hanno fatto? Non del regime, Nel corso degli ultimi anni, perché qui parlano, nelle varie relazioni parlano di decenni, si sono accorti anche loro di quello che andiamo noi denunciando alle procure della Repubblica di tutta Italia da oltre 10 anni, perché noi già 20 anni, 30 anni fa ci eravamo resi perfettamente conto, ma pensavamo che le strutture dello Stato in qualche modo riuscissero a assorbire il colpo e a dare risposta adeguata al problematica. Invece qui, attraverso le righe scritte da questi signori che sono intervenuti, invece ci rendiamo conto che loro nel corso degli anni gradualmente si sono sempre più diciamo, chiariti le idee su quello che stava avvenendo, e quindi hanno bene anche loro presente lo scenario reale della dimensione dello sgretolamento, del deterioramento delle funzioni dello Stato, però non hanno potuto o voluto interagire, e questo è il grave, diciamo, la loro colpa. Hanno subito passivamente e non hanno fatto sbattere le gengive e i denti a questi governanti del tutto incapaci, incompetenti, no, e impotenti addirittura, perché se uno avesse un minimo di potere vero, reale, lo farebbe valere, invece questi non l'hanno fatto valere, il che sta a testimoniare, a dimostrare che questi signori non hanno la minima percentuale di capacità di intervento, di potere loro preciso, personale. Non solo, ma hanno affidato la gestione dell'agenzia delle entrate a dei delinquenti, nemmeno qualificati. Oltretutto. Perché? Perché nel loro progetto l'idea era quella di derubare interamente il popolo italiano, prendere i soldi e tenersi di loro, scappare, darli ai loro compagni. Come ha fatto Licio Gelli. Esatto. O il signor Arbete Senior, no? Che stampava le amlire a tonnellate e la metà se le imbertava lui perché faceva la doppia serie, mi no? Pare giusto. La doppia o anche la tripla, la quadrupla serie. Ma no? Allora, casa, tutt'oggi Abete resta uno dei vertici della Confindustria, cioè certo. Un tipografo. Andiamo avanti. È il colmo della follia. Allora, no, gli ultimi 3 anni, nei 3 anni dell'occupazione ufficiale dal 45, dal 43 al 47, okay, prima della emissione della Costituzione, sono stati emessi in Italia 157 milioni e rotti di 57 miliardi, scusa, e rotti di amlire, ma in valore vecchie lire, perché un amlire valeva una lira, che poi in realtà non era così, perché poi determinò grande inflazione, eccetera. Ma non perché ne erano stati stampati 157 miliardi, ma perché magari ne erano stati stampati
2 o 3 mila miliardi, appunto, di cui 157 date le truppe d'occupazione, e gli altri che se le reinvertate il signor Abete. Esattamente, quei suoi compari. Esatto, non si spiega. Abete, non si spiega. Cedro. Non si spiega come sia possibile che un tipografia di provincia nel Campana, in un bugigattolo, mi pare di Avellino o di Benevento, adesso non mi ricordo più, si è trasferito però. Sì, adesso a Roma. Si è riuscito a fare tanti di quei soldi lavorando, no? A tutt'oggi è come Licio Gelli, però Licio Gelli l'hanno sputtanato per bene perché era di fede fascista. Il signor Abete, siccome di fede, che sappiamo bene quel genere di persone lì, che fede ha, no, di fede, di fede affaristica, sì, vabbè, quindi democrazia, cioè, capito? Quindi in questo caso, quindi, noi ci vediamo qui riportate le considerazioni che noi facevamo 10-15 anni fa e che vengono confermate pienamente, non totalmente, perché sarebbe assurdo aspettarci una giravolta a 180 gradi, però da alcuni competenti che sanno quello che dicono e sanno quello che dicono. Vuol dire, significa, ha un significato molto pregnante. Esattamente. E quindi che cosa dice? Fra le altre cose però dice: se è vero che l'Italia è nei primi posti dei quattro mercati che governano l'economia mondiale, quello del lusso con il nostro tradizionale Made in Italy, quello dell'enogastronomico, quello della fabbricazione di macchinari industriali e dei loro ricambi, allora noi siamo leader mondiali, primi come prodotto, insieme alla Germania, pari per merito, nonostante questi 15 anni di ruberia che ci hanno fatto i tedeschi. Ma tu compreresti un oggetto di lusso tedesco? No, mai. Appunto. Mai. È una questione di immagine, no? Invece compreresti un elmetto a punta di questi tre. Quelli alla Bismarck. Cioè, alla Bismarck, quello sì, lo comprerei. Allora, pagandolo quei 3 o 4 euro. Allora, il problema dell'Italia, come viene evidenziato benissimo qua, è la frammentazione dei soggetti sociali e dei soggetti politici, perché non c'è più quella unitarietà patriottica di cui parlava Giorgio prima, cioè il patriottismo è un collante assoluto e non c'ha bisogno di fazioni politiche o meno. Il problema è che abbiamo una disgregazione particellare, no, con la diaspora di tutti i tipi della coesione nazionale, ma è ancora più grave che alle spalle di tutto questo non c'è quel collante come la colla arabica. No, aspetta. Come la radiazione diffusa nell'universo, quella bassa radiazione diffusa. Ma tu andresti a questo matrimonio? No, manco mai. Tu poi andreste a questo matrimonio? A quello è il quarto che fa, o il terzo o il quarto, Sì. A reggere, io come balletto, a reggere il moccolo. Il moccolo, no, a reggere la sottana di lei, eccola qui. Vai. Allora, stavo dicendo, che stavo di? quindi, cioè, manca il collante di fondo, questa rifrazione, questo magnetismo di fondo, questo spettro elettrico di fondo che di cui parlano tutti gli scienziati, ma non si riesce a identificare, no? Ecco, quello è il patriottismo, cioè questa base di fondo diffusa, nebulosa, così, una specie di nebulosa. Interesse reciproco sui grandi temi, sulla sopravvivenza della specie, sulla sopravvivenza della nazione, sulla sopravvivenza degli individui. E qui invece va tutto a puttane. Che cosa ha detto Gesù Cristo? Ama il prossimo tuo, no? Certo. Mica ha detto ama il negrone che viene sulle navi. Dire quello vicino. Prossimo, vicino. Ama quelli che ti stanno vicini. Invece questi pretendono di dire che l'insegnamento... Il prossimo è quello che anche viene dall'Africa o dal Neanderthal. Che cazzo è il prossimo quello? Perché ce deve guadagnare il Papa, i Vescovi, i Cardinali e qualche troia che fa la suora o che cazzo... La Chacun, la ricordi la Chacun? Brava, brava. Che fine ha fatto? È sparita. Ma dico, affari, gli affari ne ha fatti la Ha detto... Chacun. Ciao qui, ciao lì. Ha detto, io non dico più niente. Adesso fa la mamma.
La mamma a tempo pieno. Sì, ha fatto un figlio con un prete, giustamente. Certo. Uno dei pochi preti non pedofili. Che ha incontrato in quegli ambienti. Meglio scopatore incallito che pedofilo. Ma scherzerà. L'ha incontrato da quelle parti e dice, ma qui c'è il caso, che capito. Allora, il processo di Cassè... Ai tempi della Rivoluzione Francese bastava essere incinte per non essere ghigliottinate. Sì. Cosa succedeva? Come a Napoli bastava essere la famosa commedia, no? La conosci, no? Di quella che faceva la venditrice di sigarette, interpretata da Sophia Loren, che ha spadellato, mi sembra, 10-11 figli. E se ne è fatti riconoscere tutti dallo stesso Riccone, dicendo che non gli avrebbe detto chi era suo figlio. Come si chiamava? Il film. Il film era... era il nome di questa tizia. Sì. Che era una bellissima opera di Edoardo De Filippo. Ha fatto enorme. Cosa? Porduaro. E poi te lo dico. Porduaro. No. Sì, non no. Finisce lì. Poi te lo dico. Vabbè. Quindi il... Cucuzza. Il processo, fammi leggere un attimo, sì. Il processo di crescente residualità della funzione e del potere dello Stato, quindi che riconosce anche lui quando noi diciamo che lo Stato non esiste più, questo non è più quel soggetto generale... Filomena Marturano! Questo non è più quel soggetto generale dello sviluppo per decenni considerato essenziale, al contrario, tutti i processi reali in corso stanno sempre più marginalizzando il ruolo dello Stato, in particolare... Una tale evoluzione risulta evidente nel settore dei bisogni, non dei bisogni di andare al cesso, sì. Ma dei bisogni in generale. Ma quelli bisogni, loro, quelli del PD, i bisogni li interpretano così, perché oltre non vanno. È vero, Martina? Allora, bisogni e degli interventi sociali, ormai così personalizzati e spesso anche monetizzati, al punto di imporre una revisione profonda del tradizionale welfare state, alla luce delle nuove responsabilità, welfare aziendale, comunitario, mutualistico, assicurativo, eccetera, che si vanno affermando. Aspettate che questo è interessante, eh? Uno sviluppo di lunga durata e incardinato nei processi reali impone un terzo impegno del governare, rilanciare la partecipazione sociale e politica coinvolgendo i sempre più numerosi soggetti individuali e collettivi che operano nello sviluppo italiano. È certa la crisi attuale della dinamica della partecipazione. I soggetti tradizionali di coesione e mobilitazione collettiva, il sindacato, il partito, il localismo, la spesa d'impresa, sono ormai tutti fuori gioco. Ma non sono stati sostituiti. Ma questo sarebbe un grande vantaggio. Ma infatti, non sono stati sostituiti, come avrebbero dovuto essere, se non si vuole far passare per partecipazione sociopolitica formule confuse come la democrazia diretta, che è una cazzata assoluta. Io l'ho fondato il Partito dei Democratici Diretti e lo posso confermare, perché ho voluto fare un esperimento, io faccio gli esperimenti prima di parlare. Aspetta, dove sta? Se si vuole far passare per partecipazione sociopolitica formule confuse come la democrazia diretta, la mobilitazione del web, le elezioni primarie, ed essendo in più pericolosamente inclini a verticalizzare il potere più che a renderlo collettivamente partecipato. È questa la strategia della comunicazione, della disinformazione, della metacomunicazione o della grillo sassunesco, esatto, della interpretazione errata del concetto espresso da una frase o da un periodo in qualche modo che racchiuda queste formule. La formula sembra apparentemente creativa, positiva, concreta, in realtà è disinformativa, negativa e soprattutto sterile, assolutamente inane. Occorre allora sperimentare nuove forze di aggregazione intermedia, magari nelle filiere economiche, potrebbe essere il discorso delle corporazioni, no? Certamente. Lo dice in maniera implicita, certo, c'è scritto. Con evidenti interessi convergenti, magari nelle piattaforme di servizio, in cui i singoli possono ritrovare informazioni e difesa dei propri problemi, magari nello sviluppo ordinato dell'utilizzo del social media. O magari, perché no, anche in un rinnovato impegno della politica a ragionare sulla composizione sociale del paese, come, al contrario di quanto avvenuto nell'ultimo decennio in cui la politica, che pure l'aveva promossa,
si è disinteressata della crisi della ceto mediatizzazione del paese e ne ha pagato, aspetta, ne ha pagato il prezzo, ne ha pagato il prezzo con una caduta del consenso proprio dei ceti medi lasciati alle loro incertezze, paure, frustrazioni e rancori che poi tanto hanno caratterizzato le vicende anche elettorali dei tempi più recenti. Dillo. Appunto, questa è la cosa più importante, è questa, perché loro lì, ripeto, il Censis c'ha delle menti sopraffini che non è che siano moltissime, ma sono persone, ancorché democristiani, che capiscono esattamente come stanno le cose. No, sono alfabeti funzionali. Quando si parla di ceto medializzazione significa che questi delinquenti di catto comunisti hanno escluso a prioristicamente il ceto medio per ragioni di carattere di sfruttamento ideologico, perché nel catto comunismo c'è l'eliminazione del ceto medio, perché il ceto medio non sarà mai bolscevico e men che meno pretesco. Questo è il fatto. I preti non affondano il loro potere nel ceto medio, ancorché esistano personaggi del ceto medio che fanno i democristiani. No, però il prete aborre dal ceto medio perché vuole manipolare il popolaccio. E i bolscevici sappiamo chi sono. Quindi, mentre cosa è successo? Negli Stati Uniti è avvenuta la rivoluzione del ceto medio. È andato al potere Trump, il quale ha fatto riferimento al ceto medio bistrattato, sfruttato per due secoli dalla potenza economico-finanziaria ebraica che dominava allora gli Stati Uniti d'America. Il ceto medio ha trovato in Trump l'uomo che li ha riscattati. E questa è la grande rivoluzione con del tutti momento. I suoi limiti, ma allora seguitiamo il discorso, finiamolo, perché questo è anche Giulio Cesare ha fatto la rivoluzione del ceto medio e l'hanno ammazzato. Senta un attimo, fammi finire il discorso, dopo parli. E per concludere il discorso che ho cominciato a leggere, il processo di partecipazione si è anchilosato quasi violentemente, è la teoria della disintermediazione, e ciò ha avuto e sta avendo effetto sulla dialettica democratica del sistema, sull'impoverimento della nostra classe dirigente, sulla stessa capacità di fronteggiare tentazioni populiste di massa, come hai detto esattamente un attimo fa anche te. L'unica rivoluzione possibile è la rivoluzione dei ceti medi, riportare alla ribalta i ceti medi professionalmente competenti. Questo è il discorso, cosa che non avviene più, perché quando voi la rivolta della Vandea, cioè, la Vandea, bisogna fare una Vandea, vabbè, quella era la vera rivoluzione francese. Vabbè, quelli erano cattolici integralisti, lascia sta, ma tanti di quei valori lì erano importanti. Esattamente, nessuno lo nega, infatti li hanno distrutti. E lì anche si dovrebbe discutere molto sul rapporto tra i vandeani e gli antivandeani, e lì sarebbe da affrontare il problema, ma nella nostra ottica, non nell'ottica dei cristiani, dei cattolici integralisti, che non hanno capito un cazzo. Vabbè, dopodiché io con questo punto di qui chiuderei, e se c'è un po' di tempo vorrei parlare alla fine della Levi Montalcini e del mito del Cronassial. Ce ne riparliamo, sai. Riprendiamo. Anche perché la settimana prossima c'è un'altra conferenza sul tema. Andremo e vi aggiorneremo. Esattamente. Ci sarebbe anche molto da dire ancora qui, ma lo facciamo, non è un problema. Qua c'è una frase che tu hai sottolineato, sì. Dico solo questo in chiusura, sì. È una delle tante aforismi che sono scritti qui. Voluti o non voluti, ma io lo considero aforismo, oggi aforisma è questo: non è più tempo di dividerci su Stato o mercato in materia di welfare, c'è solo da prendere atto che il mondo è cambiato e che le tante iniziative che vanno sorgendo sulla disarticolazione del vecchio welfare state sono ormai economicamente significative e tali da far pensare che non sia azzardato dire che il sociale, anche quando è disarticolazione del tradizionale welfare, sta sempre più trainando l'economico. È una realtà di fatto. Noi non siamo per niente d'accordo, siamo contrari al 1000% su questo concetto qua, perché è lo Stato che deve governare l'economia e soprattutto il sociale, per essere non cittadini. Il sociale che deve governare l'economia e lo Stato, è chiaro? Certamente, noi siamo sempre stati statalisti, secondo il pensiero del Mazziniano. Grande Mazziniano e
portato nel moderno dal grande professor Ugo Spirito. Dopodiché chiudi pure, perché se scappa tempo facciamo, se no facciamo. Sì, sì, no, facciamo. Ah, certo.